Questa sera chiudiamo l'estate maddalonese così brillantemente organizzata dall'assessore Caterina Ventrone, da tutta l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Andrea De Filippo, che avremo il piacere di, prima dell'ultimo brano, di ascoltare. Ringrazio Michele Cupito che ha organizzato la stagione teatrale insieme alla PS San Michele, so che ci sono diversi attori delle compagnie, li ringrazio tutti, ringrazio voi pubblico, è presente la professoressa Lia Pannitti dell'UNICEF provinciale, domani saranno in piazza alle 10 e abbiamo visto quella bella situazione prima, con tanti genitori che si impegnano con i bambini, e dobbiamo essere brevi sperando che il tempo ci aiuti. Vi chiedo subito un applauso per l'orchestra dell'Associazione Culturale e Musicale Aniello Barchetta, che ha eseguito Guaglione, la corale, il coro dell'Associazione, l'applauso dell'Associazione Culturale e Musicale Aniello Barchetta, il maestro Antonio Barchetta che dirige, il tenore Gino Palmiero che esegue Torna. Aspetta te.
teneva tanti amici come a me era la stessa età. Tutte le sere tu che dici, parli, scegli e là si va. Ma una sera che pissette, ma aspettavano un caffè, che la sera ti vedette e lassai l'ora per te. Ah, che la sera ti vedette e lassai l'ora per te. Vi presento il soprano Marilena D'Alessio. Accompagnata dal coro e dall'orchestra, diretta dal maestro Antonio Barchetta, esegue Munasterie e Santa Chiara. Thank you.
perduto po' mare, che agnenne pa' amore, sto povero cuore che soffre Maria, e più mi allontana, più forte una pena, sto cuore in catena mi tira più a te. Ah, quanto è bello o mare, ah, quanto è bella fa amore, o i marinà, vo, cavò. Il tenore Vincenzo Casertano. Interpreta Avucchella. Così non copriamo gli orchestrali. Gioia bella, poteva dire che ha già fatto non può sapere. Si potesse parlare stu cuore, quanta cosa volesse dire, ma che niente con un dolore in uscito per non sentire. Napoli è nenna bella, addio va vimma di, sentite a ritirate, se ne vimma di trasì. Il soprano Marilena Montuoro. Esegue Omar Nariello. Prego, Marilena. Prego. Thank you.
è mezzanotte e questo mandolini canta stu barcone chine rose. Saglia una dora arancia lo giardino e staria roccia viene a profumare. A luna yang mi pare d'argento, sbattuto son che rosa rastu vinto. O i rosa mei, si rorma che sta fata, scedatelo con questa serenata. Il tenore Angelo Casertano. Interpreta il brano Perché. Ah!
Quando la luna facciano so cielo, passa in luce in dall'acqua s'ammiglia. E ci stanno d'argento nuvela, mentre vientre la sera sospira. Quando sento bustare a di rosa, come la voce la terra lontana, lenta lenta suona una campana, da una ruta mi mette a vocà. Tutte mi riscono per sotto procida, non ci passa, scanzata, che c'è pericolo. C'è sta una femmina che incanta l'uomo e all'urda mi può e fa morire. Ritorna il soprano Marilena D'Alessio con Era de Maggio. Maggio,
bella custuocchianira. Si fossero pittore, te pittaria questi braccella fora, mezza naschiusa e sciura. Quando te luce un fronno sole d'ora, sotto una festa e nuvola a colore, e sotto si scrivesse primavera. Ritorna il soprano Marilena Montuono con Ita Vurria Vasà. Oh, goodness.
Lo spettacolo nello spettacolo. La luna nova in coppa lumar stenne una fascia d'argento fine, rinda la varca un marinaro, quasi s'addorma carezza anzina. Non dormisce, e dove marinà, votta starezza, pensa a vucà. Non dormisce, e dove marinà, votta starezza, pensa a vucà. Ritorna il tenore Vincenzo Casertano in Napoli che non mora. C'è Napola, una guardata sola, e padruanna da sto cielo splendida, una voce che consola. Sua voce che da piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolina, e a sole l'aria pada dove cammina, e tutta una canzone.
all'acqua chiara e fresca, all'acqua e tre fontane mi sono lavata in mano e me l'ha già asciuttata. E in albero li fronna, addocando numiere che s'angiuse e s'annasconna. Mi era la fortunata, viata a chi la sente, sta voce alleramente, scedo silenzio attorno. E tremmano sti fronna, addocando l'ausciella apprettatora e s'annasconna. Ritorna il tenore Angelo Casertano con Nasere Maggio. Non sa da fa morire.
Regina. 28. Si sapisse questo occhio come ti spassa a pognere sto cuore, vedendomi in tanta sospira, non mi facisse tanta spantacà. E in anno già che senza te non posso sta, non sacci più che da già tipo mi piglia. Ma senti a me, dimmi che sì, si vuovere quanto ti voglia bene. E cominciamo ad alzare l'asticella. I tenori Angelo Casertano e Vincenzo Casertano interpretano O Paese do Sole. Prego, prego, prego. Quasa va la pezza.
Si duorma o si non duorma, bella mia, sente per un momento che sta voce. Chi te vuol bene assai sta mezza via, pote cantare una canzoncella roce. Ma stai dormendo, non ti si scetate, si fenestrella non si vuole rapì. E non ricama sta mandolinata, scetate bella mia, non ci dormì. È un omaggio del maestro Barchetta, un'interpretazione particolare, Tarantella di Rossini. Sotto a sto barcone canta sta canzoncella appassionata, a sua neghina rorma che l'angrata, e non avevo sentito che sta canzone. Scede de Rosinè, non mi faccio soffrire, se non mi va bene a me, non mi farai morire. Tu te pigli e fai l'indifferente, te ne approfitti che sono caduto, lo giorno che ci siamo conosciuti mi hai fatto più di 100 tradimenti. Non mi faccio soffrire, se non mi va bene a me, tu mi farai morire. E continuano le interpretazioni particolari, funiculi, funiculà. No, 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 no.
e se da nanni ne va la salietta, tu sai a do, tu sai a do, addosto cuore in grado che un dispietta farà un po'. E non to corna presse non se soia sulla guarda. Fa capì casi contente, i voglio fare casi felice, ma la verità ciascuno di noi non narisce, stu cuore nostro avesse a parlare, tempo bello una volta, tempo bello addostato, voi ci avete lasciato, ma perché non tornate, tempo bello una volta. Facciamo o surdata innamorata. Sì.
Allora, prima dell'ultimo brano vorrei che salisse il sindaco Andrea De Filippo, ci dicesse qualcosa. Io veramente vorrei che salisse anche l'assessore Caterina Ventrone. So che non parla quando c'è il sindaco, perché è giusto che parli il sindaco, però io vorrei ringraziarla di cuore, perché quest'anno ha fatto cinema, teatro, ha fatto canti, spettacoli, ha fatto veramente di tutto, ha organizzato, sì, con l'aiuto di altre persone, ma è lei l'ispiratrice di tante manifestazioni, e questa sera chiudiamo con questo spettacolo bello, e quindi vorrei che stesse anche lei insieme a noi e al maestro Barchetta. Permettetemi ancora di salutare la professoressa Lia Pannitti dell'UNICEF provinciale, la presidentessa. Domani saranno in Piazza della Vittoria per promuovere le loro attività. Sindaco, mi auguro che tu sia contento di questa estate maddalonese e di questa bella gente anche di questa sera. Sì, io che dire, prima avevamo avuto qualche perplessità che non si potesse fare lo spettacolo, ma fortunatamente il tempo ci ha assistito, e questo mi riporta alla mente quello che è capitato ai nostri connazionali delle Marche. Oggi io ho contattato il collega di Senigallia, al quale ho manifestato i segni della solidarietà della nostra comunità e ho rappresentato la disponibilità a concorrere alle operazioni di soccorso. È una situazione complicatissima, ci sono ancora due dispersi, di cui un bambino di 8 anni. E allora noi stasera, anche nella leggerezza di questo spettacolo, dobbiamo essere vicini a questi nostri connazionali, nella consapevolezza che il compito che abbiamo di fronte a noi è un compito sempre più gravoso, sempre più gravido di responsabilità, per fare in modo che queste cose non si ripetano e che invece la nostra vita possa essere scandita da momenti di bellezza come quelli che abbiamo vissuto stasera. Io, quando ho saputo di questo spettacolo che è stato organizzato dall'assessore Ventrone nell'ambito delle manifestazioni dell'estate maddalonese, ho pensato, beh, Barchetto vuole vincere facile, perché l'ultima volta che l'avevo sentito avevano fatto i Carmina Burana, insomma, una cosa un poco più articolata, anche perché Tonino Barchetto io lo conosco, vi racconto un piccolo episodio che mi riguarda, poi traete voi le conseguenze. Io lo conosco che era un ragazzino che faceva parte della Scuola Cantorum del Corpus Domini, e questo può dare anche qualche indicazione sull'età anagrafica sia sua che mia. E diciamo, all'epoca io avevo qualche velleità artistica, insomma, o cantante cose, e lui un giorno mi prese da parte, cioè, tu, voglio sentire, tu forse un giorno potrai fare pure un sindaco, ma cantante. Insomma, in verità c'è qualcuno che ho seguito il suo consiglio, e in verità c'è qualcuno che pensa che se mi fossi dedicato a qualche altra cosa ancora saremmo tutti quanti meglio, insomma. E dico, adesso lo sapete, per cui sapete anche con chi ve la dovete prendere, per me. Che cosa dire, a parte gli scherzi, noi stasera, il 17 di settembre, abbiamo iniziato quest'estate il 20 di giugno con la festa della musica, perché Maddaloni è una città che sta riscoprendo questo amore per la musica. Un bellissimo concerto nell'atrio, nel piazzale del santuario di San Michele, poi uno spettacolo per i ragazzi, il rap. Poi abbiamo fatto una stagione teatrale, 9 spettacoli, una stagione di cinema, eventi sportivi, circa 30 eventi in quest'estate, che si chiudono stasera magnificamente con questo spettacolo, che non è che è stato bello perché c'era il repertorio, quindi Barchetta voleva vincere facile, ma perché la qualità è una qualità di spessore. Abbiamo ascoltato i soprani e i tenori, che sono di una qualità tale che non sfigurerebbero in nessun'altra platea, una orchestra di
maestri di grande livello e, se mi permettete, anche una straordinaria corale che tra l'altro è composta per buona parte da nostri concittadini che testimoniano il fatto che non, insomma, essere maddalonesi è un segno di qualità, insomma, che io invidio, non tutti quanti diventerete sindaci, perché insomma, chi fa il cantante non fa il sindaco. Voglio dire, e quindi sono felice ed orgoglioso, perché in queste serate abbiamo avuto una grande partecipazione di pubblico e soprattutto perché questa città piano piano si rimette in moto. E allora io stasera voglio consegnarvi un messaggio. C'è il direttore artistico della stagione teatrale, che è un nostro concittadino, si chiama Michele Cupito, non so se è presente, che dice sempre alla fine dello spettacolo: se lo spettacolo vi è piaciuto, ditelo agli altri, se non vi è piaciuto, fatevi gli affari vostri, insomma, dice lui. E io stasera lo vorrei parafrasare, insomma, se vi è piaciuto, ditelo. Ditelo che in questa città si fanno delle cose belle, di grande qualità, che non eliminano e non riducono i problemi che abbiamo, ma rendono il senso della nostra comunità una comunità più viva, più leggera, più briosa, più capace di cogliere l'essenza del bello, che poi è la premessa fondamentale per risolvere tutti gli altri problemi, perché questo patrimonio di bellezza che abbiamo, di bellezza che è data dagli uomini e dalle donne di questa città e da scenari bellissimi come questi, io sono convinto che stasera Don Salvatore è contento del fatto che noi siamo qui ancora in una struttura che ha grandi problemi, ma che stiamo piano piano risolvendo per farla ritornare agli onori e ai fasti di una volta. E quindi dico, diffondiamo questo messaggio e cerchiamo di esaltare le cose belle che ci appartengono. Io ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile queste serate: l'assessore Ventrone, i protagonisti, Luca, Antonio Barchette, tutti coloro che hanno dato un segno della vitalità della nostra città, perché se ci crediamo prima noi che possiamo tornare ad essere una grande e bella città, allora tutto diventa più semplice. I sindaci passano, non sono i padroni della città, possono essere più o meno simpatici, ma quello che rimane è quel grande patrimonio di moralità, di valori, di idee, di competenze che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri genitori, e che noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché possano sempre di più sentirsi orgogliosi di essere parte di questa comunità, si possano sempre di più sentire orgogliosi di essere maddalonesi. Grazie. Grazie al sindaco per quello che ha detto, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno, all'assessore Ventrone, che veramente è encomiabile. Maestro Barchetta, mentre presentavo il brano precedente, pensavo a quanto tempo io presento le tue manifestazioni. Non sono riuscito a ricordarmelo, però devo dirti davanti a tante persone, a tanti amici, che poche volte non ho presentato le tue manifestazioni, e sono orgoglioso di partecipare a questi eventi del genere. Guardate, stare qui insieme a questi artisti che il maestro mette insieme è qualcosa veramente che ti ripaga, che ti inorgoglisce, che ti fa capire veramente che Maddaloni, come diceva il sindaco, sta superando le barriere, i muri, sta diventando la città della musica, la città del teatro, la città dell'arte, la città dello spettacolo. Bene, insieme ci riusciamo. Vedo Amedeo Marzeoli, vedo Rita Pisanti, vedo tanti amici, Michele Cupito prima che ho salutato. Insieme è possibile, e lascio la parola al maestro Barchetta. Bene, io innanzitutto un ringraziamento chiaramente al sindaco e all'assessore. Caro sindaco, questo programma bisogna dare il merito a chi compete. L'ha scelto l'assessore, quindi è lei che ha voluto
un programma solo di canzoni napoletane. Quindi grazie assessore per aver fatto questa scelta. È chiaro che noi potevamo fare un primo tempo e un secondo tempo lirico e napoletano, però ecco, l'assessore ha scelto napoletano e napoletano sia. Bene. Il sindaco parlava di una struttura meravigliosa. Guardate, noi ci troviamo effettivamente, io ne parlavo prima con l'amico Peppino clarinettista. Questo è il sito dei Carafa, quel palazzo che vedete lì dietro è stato costruito nel 1600, qua c'è stata l'Annunziatella, c'è stata la banda musicale più famosa d'Italia, è nata qua in questo palazzo la banda musicale dell'esercito. Abbiamo questa fontana, la famosa fontana dei Delfini, che è del 1600, cioè noi abbiamo tante belle cose a Maddaloni, magari ci passiamo vicino e vabbè, è una fontana, no, è una fontana del 1600. Bene, detto questo, io non mi voglio dilungare, vi ringrazio infinitamente. Penso di aver contribuito a farvi passare una bella serata e vi devo grazie. E un ringraziamento mio personale innanzitutto a Luca che mi accompagna e ci accompagna da una vita, e poi un grazie, permettetemi, senza la loro disponibilità noi questa sera qua non avremmo avuto a disposizione queste magnifiche voci e questa magnifica orchestra. Grazie, grazie. Allora vi chiedo ancora un applauso per il coro dell'associazione Aniello Barchetta. Al pianoforte Ciro Ferrigno. Alla tromba Emanuele Del Prete. Al clarino Giuseppe Baldini. Al flauto Pietro Vinci Guerra. Al violoncello Artan Tauzi, al violoncello Vladimir Casaci, ai violini Domenico Mancino, Arman Priftuli, il baritono Gino Palmiero, il tenore Alfonso Palmiero, il tenore Vincenzo Casertano, il tenore Angelo Casertano, il soprano Marisa Caccavale, il soprano Marilena D'Alessio, il soprano Marilena Montuoro, il maestro Antonio Barchetta. Ci lasciano con O Sole Mio. Buonanotte a tutti e alla prossima. Oh.
Thank you.